Da oggi la raccolta dello sfalcio può essere effettuata anche tramite l'ausilio delle batterie e può arrivare a metrature importanti, anche di 12.000 metri quadri. Come? Ve lo dico subito, tramite questo trattorino tosaerba di casa EcoPower. Nel tempo EcoPower ci ha fatto vedere la straordinaria potenza e versatilità che le batterie offrono su tutta la gamma, partendo dagli utensili, ai trattorini a raggio zero come questo, fino ad arrivare al nostro trattore tosaerba. Ora la domanda viene spontanea: qual è l'utilizzo ideale per questo trattore? Naturalmente, a differenza del trattorino raggio zero Z6, dove il sacco di raccolta è solamente un kit opzionale che va messo sopra il vano batterie. Il trattore tosaerba invece nasce già con un suo grande sacco di raccolta, oltre ad avere un sistema all'avanguardia appositamente ideato per la raccolta dello sfalcio. Esistono due versioni di questo trattore che si differenziano tra loro per la capacità, ovvero il diametro di taglio. Inoltre è possibile avere sia il sacco di raccolta, sia lo scarico laterale oppure il kit mulching. La differenza sostanziale sta nel diametro di taglio. Questo è il modello con il diametro di taglio di 98 cm, l'altro arriva fino a 110. Sono composti da due lame e la loro altezza viene regolata tramite questa leva. Vi ricordo che l'altezza minima parte da 2,5 cm fino ad arrivare a un massimo di ben 10 cm. Parlando di struttura, EcoPower è andata proprio sul classico, infatti riprende le linee del classico trattore da giardino. Qui abbiamo un vano getti, il vano batterie, che si presenta nella parte anteriore della macchina, sterzo meccanico, abbiamo un display digitale dove potete comandare sia la velocità di taglio ma anche la velocità del trattorino stesso. È dotato di fari a LED, quindi potete lavorare comodamente anche in notturna. La trazione del trattore sta tutta qui, sulle sue indipendenti ruote posteriori. Può raggiungere fino a 10 km orari grazie alle sue tre velocità che sono standard, comfort e sport. Sono tutte selezionabili tramite il display. Naturalmente, come detto in precedenza, il vano batterie si trova sulla parte anteriore. Facendovi un rapido esempio, con lo slot completo di 6 batterie da 12 A potete raggiungere e quindi coprire fino a 12.000 m². Una volta terminato il vostro lavoro, potete tranquillamente e comodamente ricaricare tutte le vostre batterie presenti nel vano. Come? Tramite questa presa, dove collegherete il vostro caricatore e la vostra presa per ricaricarli in modo veloce e sicuro. La ricarica delle vostre batterie è estremamente veloce. Una volta ricaricate sarete pronti per effettuare un'altra esperienza lavorativa. Naturalmente il grande vantaggio delle batterie è che non c'è manutenzione, ovvero filtri, candele, carburatori, miscele, benzine e puzze varie. Qui sarete sempre pronti per affrontare la giornata lavorativa. Se ti serve capire se questo trattore è adatto alle tue esigenze lavorative, vi basterà usufruire della nostra consulenza. Come? Cliccando sul link in descrizione. Perché? Perché per il Marini Pro Worker la nostra consulenza è il tuo primo strumento.